ragazzi, oggi siamo qui con una nuovissima recensione. Questa volta si tratta di un RPK. Passiamo subito. Allora, la scatola è molto possente, con dei bellissimi dettagli. Devo dire che la Jin Gong per questa volta si è data da fare per la scatola. Veniamo subito al contenuto. Allora, aperto troviamo un piccolo manuale di istruzioni, RK74, allora, niente di che, dice come regolare lo pop, le varie parti. Vedete, fa vedere lock up. Qua vediamo anche un esploso carino. Dai, passiamo subito dopo. Qua troviamo un piccolo foglio messo da Software Games, il sito sul quale l'ho comprato. Ho scritto attenzione di non sparare in faccia alla gente. Poi qua troviamo una imbottitura veramente grossa. Strano, sono fini, vabbè, fa sempre più comodo. Allora, passiamo subito al contenuto. All'interno troviamo batteria 1100 A 8.4, classiche batterie che potete prendere e buttare, non vi fanno andare neanche il telecomando della televisione, però, vabbè, con il suo relativo caricabatterie. Troviamo il caricatore in metallo della Jin Gong, appunto, contenente all'incirca 600 pallini. Niente, classico caricatore AK. Poi troviamo cacciavite per svitare il fondello posteriore della nostra replica per l'inserimento della batteria. E troviamo anche dei piccoli pallini di prova da 200, potete buttarli fuori dalla finestra senza rischiare di ammazzare nessuno. Poi, qua troviamo spegnifiamma dedicato rosso in plastica, anche questo regalato dal cane. Farfalla per il relativo caricatore e un'altra farfalla per regolare l'attacca di mira superiore. Passiamo alla nostra replica. Oh, che troia! Allora, replica completamente in metallo, ingranaggi in acciaio. Stranamente la Jin Gong ha deciso di fare gli ingranaggi in acciaio. Poi, parti in vero legno, quindi calcio, che è un calcio strano, devo dire. Bello, corto, squadrato, carino. E l'handguard davanti, anch'esso in vero legno, molto più spesso rispetto alle AK47 e 74. E anche il grip per la mano, che di solito negli RPK di altre marche c'è il grip della normalissima AK74, quindi in plastica nero. Vabbè, stavolta è anch'esso in legno e non in plastica. Pensavo che fosse in plastica, ma in realtà è legno. Poi, appena detto, completamente in metallo. Allora, ci viene dato in dotazione già attaccato il nostro bipiede. Molto comodo. Scusate se non vedete molto, ma questo fucile è veramente grosso, non ci sta neanche, ok, nell'obiettivo. Poi
Fucile scarrellante, mi sa che glielo toglierò lo scarrellio perché c'è più manutenzione con lo scarrellamento. Poi passiamo subito. Allora, spegni fiamma, si sono sprecati, devo dire, perché come vedete ha uno spegni fiamma dedicato, piccolo del cazzo. Classico attacco da 14 mm per attaccarci a tutti i tipi di silenziatori, anche se no, silenziatore non mettetevelo, e tutti i tipi di spegni fiamma. Poi tacca di mira classica AK, canna devo dire molto più lunga della K74. Il Landguard l'ho appena detto in vero legno. Devo dire che il colore è bello, pensavo che fosse più rossastro, invece devo dire che sono contento di questo colore. Poi troviamo il corpo centrale identico, proprio identico a lui, della K74. Infatti troviamo la relativa slitta identica a K74. Poi da questa parte troviamo, vabbè, leva d'armamento che purtroppo non viene più indietro di così, dato che avendo lo scarrellamento funzionante indietro di così non si può. Se prendete il modello non scarrellante, la leva d'armamento non arriverà qui, ma arriverà proprio fino alla fine. Poi troviamo il nostro selettore sicura, automatico, semiautomatico. Leva per lo sgancio dei caricatori, classico AK. Vediamo subito. Ok. Grilletto in metallo, va bene. Poi tacca di mira in metallo. Stavolta la tacca di mira non è un metallo, ad esempio, Zama, ma mi sa proprio che è in acciaio, come questo, diciamo, pezzo qua, che è per il ritorno del gas nelle armi vere. Poi troviamo la culatta superiore, che anch'essa non è in Zama. Il corpo non è in Zama, quindi devo dire che è un metallo molto pregiato, perché al tatto non sembra Zama. Vabbè, poi quindi culatta superiore classica K74, quindi leva d'armamento con sistema pneumatico di scarrellamento. Niente, vabbè, qua troviamo i vari fusibili, niente di che. Si sono persi in un bicchiere d'acqua, perché su una replica del genere hanno messo lo pap in plastica. Infatti è la prima cosa che farò, cambiare lo pap in plastica, perché si sono persi. Poi niente, replica davvero pesante, quindi ci aggiriamo sui 5 kg a pieno, sfioriamo leggermente i 6, forse di meno. 5 kg e 2 pieno con tutto, batterie e tutto. Questa replica vabbè, è un mitragliatore leggero, anche se è piuttosto pesante, e è stato, diciamo, portato nell'esercito russo per rimpiazzare l'RPD, dato che aveva dei difetti, non so bene per cosa e perché l'hanno rimpiazzato. RPK, devo dire, bellissimo, tacca di mira ottima, classica AK74, bello. Poi fondello per inserimento della batteria, adesso vi faccio vedere. È una cavolata delle viti, perché uno sul campo non è che si mette a svitare le viti, infatti è molto scomodo questa cosa che hanno fatto, se la potevano risparmiare. Ok, vi faccio vedere con una lipo 7.4, dato che l'altra è scarica. Ok,
faccio sentire un secondo rumore, giusto per... Ok. Non metto il caricatore perché... Quindi... Sicura. Automatico. Semi-automatico. Vedete lo scarrellamento. Ha un rumore veramente bello, devo dire. Carino. Proviamo secondo a vedere il RAV dell'automatico. Devo dire che anche leggermente un po' di rinculo, eh. Carino, cazzo. Bello rumore metallico della leva d'armamento. Quindi, ripetiamo un po' velocemente. AK-74 della Jingong, completamente in metallo con parti in vero legno. Pagato all'incirca 180 euro su Software Games. Allora, fra poco farò un altro video sullo smontaggio e i vari... su come si smonta, diciamo. E farò vedere anche delle prove di tiro a bersagli da 20, 25, 30 metri. Ho già provato una gittata e devo dire che spara veramente bene. Arriva anche a 40 metri questo fucile. Devo dire che sono stato fortunato, perché di solito anche i miei amici ordinano su Software Games armi e alcuni non rimangono abbastanza soddisfatti. Però devo dire che questa replica, devo dire che sono stato molto soddisfatto. Quindi mollate giù un bel mi piace e iscrivetevi.